Ciao ragazzi, oggi parliamo di Magpad. Magpad cos'è? Magpad è l'ultimo progetto che ho sviluppato e è un progetto per il mondo Apple, specificatamente per il nuovo sistema di ricarica della Apple MagSafe. Come sapete, come avete visto, magari il nuovo sistema di ricarica della Apple è una placca che si attacca ai nuovi iPhone 12 attraverso una calamita e ricarica il telefono wireless. Questo gesto però, secondo me, cosa fa? Dà delle piccole problematiche. Se si attacca con una calamita al telefonino, questo mi cozza un po' con il discorso di carica wireless. Perché carica wireless, sapete bene, significa carica senza fili. E questo fa sì che quando solleviamo il telefono, il cavo rimane attaccato. A quel punto però io mi domando, a cosa serve la ricarica wireless se poi questo oggetto si attacca al telefono come se fosse un classico jack? Ho cercato di risolvere questo problema, nel senso, prima di tutto ho creato una superficie dove alloggiare questo oggetto. Ho creato un sistema per far capire come staccare il telefono dal MagSafe, quindi da questa superficie dove io l'ho inserito. E questo progetto che ho realizzato si chiama Magpad. Magpad cos'è? Magpad è un tappetino in feltro, poi ne ho sviluppato anche un altro modello più premium, come vedete è in Alcantara. L'Alcantara è il tessuto che viene utilizzato nelle macchine di lusso e nelle macchine super sportive. È prettamente made in Italy. Come funziona? Funziona che noi all'interno andiamo a mettere il nostro MagSafe, e il MagSafe viene racchiuso qui dentro. Dopo noi prendiamo il telefono, ora vedete, questo qua stiamo registrando, si mette così, ovviamente questo è quello che voi vedrete. Come si stacca questo? Questo si stacca in questa maniera, noi facciamo leva in questo modo e lo facciamo scivolare, perché se noi andassimo a tirar su così il telefono verrebbe su anche il tappetino. Invece utilizzando questo gesto, Il telefono si stacca al tappetino e noi tranquillamente possiamo utilizzarlo. Così, secondo me, ha un po' più senso perché noi comunque abbiamo un telefono che costa più di 1000 euro e senza di questo tappetino lo andremo a mettere su una superficie, secondo me, mi dà l'idea di stabilità, perché il MagSafe è figo, ma è più piccolo rispetto al telefono. Se noi mettiamo sopra un telefono che non è un iPhone 12, tipo anche il mio iPhone X, che ha la ricarica wireless, però non ha la calamita dietro, che cosa succede? Che la calamita non si attacca e il telefono traballa sopra il MagSafe. Poi sto cercando di industrializzarlo, e quindi in questo caso, rispetto a tanti altri progetti, in questo caso sarò io a far produrre questo prodotto. Sono andato proprio giorni fa a Pesaro, in una fabbrica, a cercare di capire come potremmo realizzare a livello industriale questo oggetto, perché questo è stato realizzato da me. Quando affrontiamo un progetto vengono fatte miliardi di prove. Come vedete, questa è una, questa è un'altra con un altro materiale. Questo è un materiale gommoso, però non funzionava bene. Questo era su tre strati, mi sembra, 1, 2, 3, tre strati di feltro da 3 mm, troppo spesso, era un panino in pratica. Questo invece, questo è quasi quello che volevo realizzare io, soltanto che questo feltro è molto duro, questo sarebbe anche stato un vantaggio, però ha una texture che a me non piace. Com'è fatto però? È fatto in tre strati, quindi io come l'ho realizzato? Ho realizzato il primo strato di feltro da 3 mm. Qui, come vedete, ci sono dei disegni che riprendono gli screensaver della Apple, dei nuovi iPhone 12. Poi c'è una parte centrale dove passa il filo. Qui è stata realizzata in questa maniera perché agevola l'incollaggio di queste due parti, perché dopo questi piccoli pezzettini vengono staccati, dopo l'incollaggio vengono staccati e quindi questo rimane fermo in questa posizione. Poi c'è un ultimo strato a chiudere che è fatto sempre di feltro, ma da 1 mm.
Questo ovviamente è nella versione in feltro, poi la versione in Alcantara sarà differente, però il principio è sempre lo stesso. Quindi quando uno progetta cerca di risolvere tutti questi piccoli problemi. Non è che noi disegniamo un oggetto e ci viene tutto in maniera così. E va bene, adesso vi ringrazio, vi auguro che passiate un buon pomeriggio, una buona serata, insomma tutto quello che state facendo, e buon design a tutti. Grazie.